Salve a tutti i nostri amici del canale di Colosseum Sound Factory. Oggi è un giorno bellissimo per me perché ospite dei nostri studi è Massimiliano Drapello. Massimiliano è un tenore straordinario e soprattutto è un amico fraterno, è un fratello per me. Abbiamo condiviso un progetto bellissimo che si chiama Nanu nel 2008. Abbiamo portato questo progetto negli Stati Uniti, Los Angeles, New York, Wichita, Kansas, eccetera, eccetera. E ci ha dato tantissime soddisfazioni, ma noi ne vogliamo ancora di più. Cioè, ci è sembrato poco. E per cui adesso abbiamo cominciato a lavorare su un nuovo progetto, che sarà un progetto molto interessante perché la duttilità vocale, ma soprattutto intellettuale e umana di Massimiliano mi permette di poter inserire la sua vocalità, che è una vocalità di stampo chiaramente operistico, un tenore drammatico, si può dire, un tenore con Sì, un la peso definizione è quella, vocale, sì. con un peso vocale molto importante, mi permette di giocare a cucirgli degli abiti addosso un po' diversi da quelli che sono gli abiti che veste di solito. Adesso, tra l'altro, Massimiliano nel 2020 farà una tournée, diciamo, di teatri nel nord Europa, in Polonia, in cui canterà diverse opere, diversi recita. Però troveremo il modo di chiudere questo progetto e siamo sicuri che succederanno delle cose molto belle. Io lascio la parola a Massimiliano, che vuole sicuramente dire qualcosa. E vi invito oltretutto ad andarlo a trovare, Massimiliano, all'Abbraccio, che è un teatro meraviglioso che lui, con le sue stesse mani, io posso confermarlo, posso testimoniarlo, ha costruito a Lavino, di fronte al mare, su questo posto meraviglioso in cui c'è anche un bellissimo ristorante dove si possono fare ricevimenti e quant'altro. Questo era uno spazio pubblicitario, ma ci tenevo perché l'Abbraccio è veramente un posto magico fatto da chi ama il ritrovarsi insieme, ma anche la musica e l'arte, quindi band che vanno a suonare, un posto meraviglioso. Max, dici qualcosa. Beh, innanzitutto grazie Marco per le tue parole che so venire dal cuore. Qui oggi siamo abituati un po' come dire, a ragionare per cliché o a dire qualcosa su qualcuno in maniera molto impostata e schematica. In realtà io so, perché abbiamo lavorato insieme per anni, che questa stima, nonostante gli anni passino, rimane immutata, anzi, si rinnova sempre di più e si, non so, si abbellisce sempre di più. È una cosa veramente interessante. Poi ritrovarti in questa veste qui in Austria con questo studio meraviglioso che hai realizzato insieme a Marcella mi ha dato una gioia infinita. Era tanto tempo che ti dicevo che ti venivo a trovare prima o poi, e questo è avvenuto. Poi naturalmente quando ci vediamo facciamo musica, ci piace sperimentare. Oggi mi ha fatto provare un microfono nuovo che lui ha pensato per me, cioè c'è questo tipo di. Non solo, oggi abbiamo registrato un progetto molto interessante, un pezzo di Wolfgang Frank, che è un artista molto importante, diciamo, da queste parti del mondo, e che, sapendo che Massimiliano sarebbe venuto a trovarci, mi ha chiesto: ti prego, fagli fare due note sul mio pezzo. Ed è nato questo duetto molto interessante Che tra presto. questo artista austriaco e Massimiliano, che presto verrà promozionato. E quindi ecco, questa è una piccola parentesi. Abbiamo cominciato subito Sì, a darci dentro. due giorni, un giorno di lavoro mi sembrava Mi sembra abbastanza. Il abbastanza. resto a mangiare Sì, e certo. a ricordare cose bellissime e a progettare cose future Cose. ancora più belle insieme a Lia, a Marcella, alla piccola Giulia, insomma, Quindi la questo nostra penso, famiglia, la sì, nostra amicizia. esattamente. Questa è la cosa che va al di là di tutti i progetti, le cose che abbiamo, però noi siccome abbiamo ancora la sensazione di poter e dover dire qualcosa nella musica, almeno
insomma, io adesso parlo per me, tu lo fai quotidianamente perché ti occupi di tanti artisti. Anche tu. Sì. Lo fai quotidianamente. E questo connubio che ha dato tanta gioia a chi ha ascoltato il nostro CD Nano, è giusto che questa cosa continui perché al cuore di qualcuno siamo arrivati e quindi ci impegneremo tutte e due per fare sì che chi ci vuole ascoltare abbia l'opportunità di sentire la maturazione di due artisti che stanno lavorando da tanti anni. Insomma, io quest'anno faccio 22 anni di carriera operistica, non sono pochissimi, insomma, no? Quindi, e poi nel frattempo, insomma, altre cose, altri progetti che sono andati avanti, insomma, ci piace rinnovare molto questo connubio artistico che fa toccare delle corde un po' speciali di un segmento della musica che accomuna tanti generi, certo, musicali. Esatto, esattamente, proprio questa è anche un po' la nostra sfida, cioè mentre spesso e volentieri immaginiamo il tenore che si presta alla musica popolare, vogliamo ragionare un po' in un altro modo. Facciamo in modo che Max sia per questo nuovo progetto un cantante pop rock che si presta alla visione operistica. Vediamo lo stesso, diciamo, la stessa questione da un altro punto di vista. Per cui chi vivrà vedrà. Noi abbiamo scritto oggi con una chiave su un pilastro del teatro di Bregenz. In Austria ci vengono a prendere, parliamo italiano. Parliamo italiano, sì. Abbiamo inciso, diciamo, con una chiave il fatto che entro 5 anni noi vogliamo esibirci in quel bellissimo teatro che abbiamo visitato oggi con questo progetto. Chiaramente il progetto ci metterà molto di meno a nascere, ci siamo dati un tempo di 5 anni perché all'italiana, capito? Ce la prendiamo con comodo. Sì. Va bene, ci salutiamo, adesso andiamo a mangiare. Grazie a tutti, grazie soprattutto a voi che avete aperto questa opportunità per tanti artisti che vengono da tutta Europa, sì, è vero. Da tutta Europa, e che hanno oggi la possibilità di lavorare qui con un artista, due artisti, Marcella, italiani, che però hanno acquisito nel tempo quella precisione e quella puntualità che per fare questo mestiere sono necessarie. Soprattutto Marcella, devo dire, la puntualità. Vabbè, però tu, insomma, hai migliorato tanto. Diciamo dirazzato. Esatto. Va bene, un saluto a tutti quanti, ci siamo un po' dilungati sui tempi, abbiamo detto facciamo un video di 2 minuti, ma come si fa? Come si fa? Ma come si fa? Troppi anni. Mi dispiace. Siamo italiani, non c'è niente da fare. Mi dispiace. Va bene, un saluto a tutti e grazie per averci seguito fino a qui. Ciao. Non ho capito un cazzo che te maschio, dovevamo fare attori, cantiamo, suonavamo, che facciamo un buscio del ma che cazzo? Sì, cioè, mi mette preso un video. Hai visto che roba? Oh,